Dov'è il bambino? È uscito in bici con Michael. Ma gli ho detto di tornare non oltre le 4:30. La sera del 5 maggio 1993, John Byers, patrigno di Christopher Byers, denuncia alla polizia di West Memphis la scomparsa del figlio e dei compagni di scuola Stevie Branch e Michael Moore. Ha soltanto 8 anni! I ragazzi vengono visti per l'ultima volta nel primo pomeriggio dopo le lezioni, fino a quando i loro corpi non vengono ritrovati legati con i lacci delle scarpe e selvaggiamente picchiati nel torrente di un campo chiamato Robin Hood Park. Con questo triplice assassinio ha inizio la vicenda conosciuta dall'opinione pubblica come il caso dei tre di West Memphis, una denominazione però che non identifica le vittime, ma gli allora adolescenti e presunti assassini. Alcuni abitanti della zona sono convinti che si tratti di una setta satanica. Sembrano dei pazzi, non hai quell'aspetto. È solo l'inizio di una lunghissima vicenda giudiziaria raccontata da Mara Leverett nel romanzo Devil's Knot, The True Story of the West Memphis 3, da cui Atom Egoyan ha tratto il suo fino a prova contraria a Devil's Knot. Succede qualcosa da queste parti, la gente dà la colpa al diavolo. Avete una prova? Dotato di un gusto particolare per l'essenziale, in questo caso il regista non lascia grande spazio all'espressione emotiva della vicenda, ma si concentra sulla ricostruzione del caso, riuscendo allo stesso tempo a descrivere con particolare fastidio l'ottusità di una certa provincia americana, guidata dal bisogno di aderire a delle convinzioni sociali obsolete. Polizia, il giudice, tutti! Attento, scrupoloso e non nascondendo una sua personale opinione, il regista non cede alla tentazione di imporre la propria presenza e, utilizzando l'eleganza moderna di Colin Firth, veste il doppio ruolo di osservatore e narratore. E se non fossero stati loro?